and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. And so this is Christmas. Intanto la regia ci regala questo applauso. Grazie, grazie. Questo era per noi che sì, abbiamo fatto il coro. Sì, sì. War is over. Yeah, war is over. Questo brano il 6 dicembre del 1971 è diventata colonna sonora di tutti i nostri Natali, però ha un significato anche perché lega appunto John Lennon con Yoko Ono. Ma come si sono conosciuti questi due che sono diventati un po' un simbolo della coppia moderna all'epoca? Tu pensa che Yoko Ono e John Lennon si incontrarono per la prima volta quando questi visitò l'anteprima di un'esibizione della Ono all'Indica Gallery di Londra nel 66, però iniziarono a frequentarsi un anno e mezzo dopo. Infatti, nella primavera del 68, Yoko Ono rimase incinta per la prima volta di Lennon. Poi ci sono stati altri parti, altri aborti spontanei, altri due se non erro. E nel 75, quando John Lennon ha compiuto 35 anni, è nato Sean. Lo stesso giorno. Cioè, io non so come è potuto accadere. Come è potuto un regalo accadere a John Lennon. Il 9 ottobre del 75 nasce Sean. Diciamo che tutti e due i figli di John Lennon hanno ripercorso e stanno ripercorrendo la carriera musicale artistica. E Sean aveva 5 anni quando John Lennon fu ucciso. Sì. Lennon ha citato Yoko Ono in tante sue canzoni, The Ballad of John and
Yoko, la menziona implicitamente in Giulia, poi altre canzoni sono Oh Yoko e Dear Yoko. Yoko per sempre. Yoko per sempre. Ecco, il rapporto con i Beatles, sì, già ne abbiamo parlato abbondantemente, credo che sia il caso di andare avanti, ma diciamo che eravamo rimasti e ci eravamo fermati sull'argomento quando ecco Lennon è stato respinto da quello che è il governo americano. Infatti diversi anni di peripezie dal 73 al 75, se non erro, portarono insomma Lennon a potersi stabilizzare finalmente in America dopo insomma varie peripezie, perché era stato condannato sia in Inghilterra sia in America per l'uso di sostanze stupefacenti e anche per essere un antidemocratico, perché comunque patteggiava per i comunisti, per i pacifisti, e quindi in un certo qual modo andava contro quello che era il governo e il governo americano, e quindi diciamo che era un po' scomodo. E c'è stata anche una ipotesi proprio sul movente per che ha portato appunto Chapman a compiere quel gesto nei confronti di John Lennon, perché pare che il ragazzo viveva questo fanatismo cristiano e appunto seguiva i Beatles, ma aveva trovato offensivo alcune dichiarazioni di Lennon su Dio, che in tempi precedenti non si era sicuramente risparmiato. Vogliamo andare in musica? Andiamo in musica con una canzone del 2019, torniamo un po' nella nostra Italia. Lui è Amedeo Minghi e racconta appunto riguardo a questo singolo uscito il 23 marzo del 2019, proprio in concomitanza delle nozze d'oro di John Lennon e Yoko Ono, e dice: da sempre canto l'amore, in fondo quando amiamo ci assomigliamo un po' tutti. Ecco che l'amore fra Yoko Ono e John Lennon sconvolse gli equilibri della musica pop rock internazionale. Allora ascoltiamo E John di Amedeo Minghi. Ora so quante cose si nascondono di noi, confuse forme che copre la pelle non viste mai, e dirò quello che ho scoperto insieme a te, anche se il cielo è trafitto di stelle, il buio è più grande che mai. E così ti ho dato tanto nelle notti e i giorni, senza chiedermi che ne sarà domani. Prima di incontrarti non sapevo scivolava con me. All you need is love, all you need is love, all you need is love, all you need is love. Anche da un piccolo spazio sereno la luce che arriva qua giù scalda quel seme e mangi quel pane anche tu. All you need is love, all you need is love, all you need is love, all you need is love. Canterò la bellezza della vita che mi dai, non sarò solo mai più come prima, insieme ormai. E così ti ho dato tanto nelle notti e i giorni, senza chiedermi che ne sarà domani. Prima di incontrarti non sapevo come amarti, e la vita scivolava con me. All you need is love, all you need is love, all you need is love.
cieco lo spazio sereno, la luce che arriva qua giù, scalda quel seme ovunque nel mondo e mangi quel pane anche tu. Quando una mano più forte mi stringe, è una carezza per me. Piccoli gesti che fanno capire la forza che ognuno ha in sé. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Trottolino amoroso. Du du da da da. E ragazzi, ragazzi, siamo messi malissimo. Grazie Simona per questo regalo. Simona, cioè questa canzone è stata selezionata accuratamente dalla signorina Simona Ciampi. No, lo devono sapere. Ma io ti ringrazio perché Amedeo Minghi è stato ed è tuttora il mio cantante preferito. Poi, tra l'altro, in questo videoclip è vestito come noi, tutto di bianco. Davvero? Sì, sì, è fantastico, è pazzesco. Fa degli hype assurdi. Comunque, io stavo ritornando a fare una super cazzola su Amedeo Minghi. Infatti la stavo facendo anch'io la super cazzola. Non crederai che Amedeo Minghi, insomma, sia il mio cantante preferito. Il secondo. Prima chi c'è? Mo te lo dico. Momento. È proprio sul momento di dei Griffin. Io mi voglio collegare. All you need is love. Ancora, sentirò proprio ad oltranza All you need is love. Allora, dai Griffin torniamo a Yoko Ono, ma torniamo con i Simpson. Ma non stiamo in chiamata con nessuno. Adesso arriva, però questa la dobbiamo dire. Yoko Ono ha ispirato anche una puntata della serie TV animata dei Jolly Simpson. Nel primo episodio della quinta serie, Barney inizia una relazione con un'eccentrica artista asiatica molto somigliante a Yoko Ono. Ascolta però, il loro rapporto porterà allo scioglimento del quartetto nel quale c'è anche Homer Simpson. Ma guarda un po'! Ogni riferimento è puramente casuale. Simona, prendi nota. Ogni riferimento è puramente casuale. Intanto io faccio una telefonatina. Ce l'abbiamo un po' il regia, mi fai un po' la chiamata lì. Qui abbiamo un regista molto sveglio. Dai che ce la facciamo. Andiamo in chiamata. Pronto? La signora Yoko? No? Yoko. Yoko, come stai? Yoko è un po' arrabbiata. Quanti anni hai? 87. La faccia, stai bene? Abbastanza, sì. Ma sei un po' incazzata ultimamente, si deve dire. Hai fatto delle dichiarazioni che non hai nascosto per tutta la tua vita. Stai zitta. io vi stavo sentendo e io ho sentito un nome. Mei Peng. Quella con cui se l'è fatta Lennon. L'assistente. E quindi aveva un debole per le orientali. Un debole. Pure uno forte. E cosa è successo con Mei Peng? Mei Peng mi voleva fregare mio marito. E poi cos'è successo? Che tuo marito ha... No. E poi fregato io Mei Peng. Cosa hai fatto a Mei Peng? Ho preso di nuovo Lennon. Ho portato a casa. Hai detto? Ho detto tu? Mo Peng Lock. A Bush, che tu hai chiesto. Che poi la Yoko Ono era stata anch'essa amante precedentemente. Quindi sì, ma quella ha fatto fuori. E quello fatto fuori. Prende il dominio. Come le mellette, sì. Senti, qui a Radio CRT dopo tanti anni, a 40 anni ovviamente, ci dispiace dalla scomparsa di John Lennon, che è una perdita per tutti. Ci devi confessare un po' se è vero quello che si dice. Cioè, se è stata così importante nello scioglimento della band più famosa della storia. Ma loro facevano affronti a me. Perché? Paul McCartney ogni tanto faceva... Non c'era... Cattivo con me. Allora io andavo lì e ci mettevo le mie cose dentro la testa.